Ed io do il benvenuto ancora una volta, signori telespettatori, ad una nuova puntata del programma A Tu per Tu con Manola. Questa sarà una puntata magica e ricca di mistero perché ho qui con me un famoso cosplayer cosentino, Fabio De Prisco. Ciao a tutti, grazie per questo invito. Sì, doveroso invito perché comunque non solo io ma molti altri penso ci vogliamo affacciare in questo mondo del cosplay perché magari non abbiamo avuto modo di approfondirlo mai, quindi comunque non siamo molto informati su questo, per questo tu sei qui. Tu hai il compito oggi di informare me, ma anche coloro i quali sono a casa in questo momento e ci stanno guardando, di cosa sia questo mondo e quali siano anche le emozioni nel travestirsi, nel stare in scena per più di 8 ore, parlavamo prima, quindi vogliamo sapere tutte queste informazioni. Quindi a te la scena, io sarò allora, vera ascoltatrice. Il mondo del cosplay, diciamo che in Calabria sta prendendo piede in questi anni. Quindi sono giustificata se non lo conosco sì, bene, vedete? Ci sono piccoli eventi che stanno crescendo sempre di più, che si stanno moltiplicando. Cosenza Comics sta diventando sempre più importante. Probabilmente adesso è diventata la fiera più grande calabrese, anche se mi dispiace dirlo, siamo ancora molto lontani da quelli che sono sia i livelli nazionali che quelli internazionali. Però bisogna partire da qualche punto, diciamo, e questo Cosenza Comics sta facendo una grandissima cosa. Darami, qual è il più importante d'Italia ad oggi? Luca sì, diciamo. Luca è il più importante in Italia, ma è anche il più grande a livello europeo, perché attira quasi 300.000 persone ogni anno, quindi cresce ogni anno sempre di più e la mole di persone che si concentrano è enorme. E tu poi, sei stato lì, vero? Sì, quest'anno ci sono stato perché, vabbè, grazie al Cosenza Comics avevo pure il viaggio pagato e tutto quanto, sponsorizzato, ma ci sono già stato pure nel 2019. Io ho ottenuto riconoscimenti. Sì. Sto anticipando un po' perché le cose sì, le soffro. Ho preso una menzione speciale per Flash Gordon per la mia armatura, quella che avevo portato al Cosenza Comics e che mi ha dato quest'anno un bel po' di soddisfazioni perché poi ovviamente ci sono tante fiere e ho avuto modo di partecipare. Ho iniziato a dicembre di 2 anni fa, 2021, ho iniziato con il Lamezia Comics, che ho portato questa armatura con queste due bellissime spade. Ah, sì, non l'abbiamo, sì, a casa magari stanno dicendo, ma perché non puliscono? No, ce le ha portate gentilmente il nostro Fabio, questi sono pezzi della mia armatura. Dell'armatura che porto a Luca. Di un cacciatore di Monster Hunter, ovviamente, sono pure luminose, l'interruttore qua sotto. Io ti vorrei dare, però... No, questa è per sua magia. No, no, arriva in ritardo. Ah, allora lasci accendere. 10 secondi si accendono. E, niente, mi hanno permesso di vincere un bel po' di premi. Sono stato sia, come dicevo, alla Lamezia Comics, poi sono stato tra le più importanti al Comic Con di Napoli, che è un'altra delle più grandi del sud Italia, dove ho vinto la gara non pro con un Nintendo Switch come premio. Perdonami, cosa significa non pro? Non pro perché c'è una suddivisione sì, in base c'è una suddivisione diciamo di quasi professionisti, diciamo quelli a livello ancora più alto, diciamo, di dettagli delle armature e tutto quanto. Io invece ho gareggiato alla seconda, ma solo perché per questioni logistiche, perché sono potuto andare solo di domenica e quindi non ho potuto fare quella pro, però mi sarebbe piaciuto. Ci sarà tempo sicuramente. Sì, difatti già quest'anno devo vedere se riuscirò a partecipare. E a quale delle fatte tu? Queste sono totalmente fatte da me. E tu realizzi circuiti... interamente ogni tuo costume? Sì, quando posso, diciamo sì. Se non sono in tessuto, bene o male faccio guardate, sempre tutto guardate. Io. Guardate, cioè, questo è fatto interamente a mano, non so se prendo a casa arrivi
Vabbè, non la posso toccare, però potete vedere. Wow! Raccontaci ovviamente come mi fai, sono dovuto sia studiare i materiali, come utilizzarli, tipo si utilizza principalmente il foam, che è questa specie di plastica che si può tagliare, si può tagliare leggera. Ci sono un sacco di cosplayer internazionali che fanno guide, spiegano un pochino come utilizzare le cose, però alla fin fine l'esperienza è quella che ti rende maestro. Quindi io inizialmente avevo fatto un'armatura molto grande nel 2019, solo che non mi era piaciuta perché avevo utilizzato delle materassine da yoga che non erano proprio indicate, colle sbagliate, e quindi poi ho deciso di rifarla totalmente. Però l'avevo portata quell'armatura al Cosenza Comics del 2019. Eppure lì avevo preso qualche menzione. Tanto per... sapere, perché qui io dovete sapere una lista che non sono due pagine solamente di menzioni e premi vinti, quindi vuol dire che comunque qualcosina già dalla sì. prima armatura sei riuscito a realizzare un qualcosa di veramente bello. Adesso ti chiedo, perdonami, una domanda indiscreta, i costi per realizzare questa armatura? Allora, i costi... C'è gente che compra il cosplay, se lo fa fare e allora risparmia, si arriva... Risparmia tempo e chiama di fessi. Sì, però raggiunge anche a spendere tantissimo. Certo. C'è gente che non si vergogna, diciamo, nel dire questo l'ho pagato 1000, 2000, 5000 euro. Io invece, diciamo che, vabbè, il tempo, pure quello dovrebbe dare un valore, diciamo, cioè ha un valore. Però a livello di materiali, la prima armatura fatta bene ci ho impiegato quasi 6 mesi, però non tutti i giorni, quando avevo tempo mi ci sono applicato. La seconda armatura, quella che ho iniziato a portare nelle varie gare, ci ho messo 3 mesi scarsi e avrò speso tipo 300 euro. Quindi molto poco, ma perché comunque... Una spesa contenuta comunque a fronte dei 1000 euro spesi da altri. Mi sono fatto, diciamo, le ossa comunque un pochino facendo varie cose. Prima si inizia da qualche cosa più semplice, più certo. facile e da poi fare, mano. Poi sempre un livello successivo. Sì. Perdonami, mi viene un'altra domanda. Se c'è gente che arriva a spendere 1000 euro, vuol dire che tipo c'è un gran compenso gareggiando che arriverà poi a coprire queste spese e andare oltre, o perché si arriva a spendere anche 1000 euro? Scusa, allora, domanda proprio da principiante. Allora, è una passione, è come tutte le passioni, ognuno ci investe quello che vuole in tempo e soldi. Poi ovviamente si può fare a livello agonistico per avere anche un tornaconto, giustamente, della propria passione, farne un avere qualche soldo indietro. In Italia averne è difficile, perché ancora è un movimento che non è sviluppatissimo, non è conosciutissimo. Come dicevo, al Comic Con hanno messo dei premi abbastanza interessanti, come una PlayStation 5 e una Nintendo Switch, però è nulla. Quest'anno hanno cambiato la formula. Chi vince la gara pro potrà andare a gareggiare in Austria a una convention, sempre fumetti, videogiochi, dove il premio saranno 5000 euro, che inizia a essere una buona spesa. Però diciamo che queste gare di alto livello pro richiedono anche spesso il fatto che il cosplay sia interamente o comunque per buona parte realizzato di propria mano, quindi comprarlo sarebbe un po' barare, diciamo. Poi se si va a fiere molto più importanti, diciamo conosciute, dove ci sta tantissima gente, i premi diventano anche più interessanti. Molto famosa è il Blizzacon della Blizzard, dove mi pare il premio sia sui $20,000. E ci sono anche altre fiere, poi si arriva pure in Giappone, dove ci sta il World Cosplay Summit, che diciamo è la gara, il campionato mondiale di cosplay, dove a coppie di due cosplayer per ogni nazione salgono sul palco e hanno modo di gareggiare.
i migliori ovviamente vincono fama, fama diciamo, e poi credo ci sia anche un buon... Assolutamente, uno comunque è incentivato anche a partecipare ascoltando questo. Ora dovrò pensare al mio di travestimento per... Il prossimo sarà... Il prossimo, dico senza, sì. Dovrebbe sì, sì, essere... Sì, ora mi mantengo nelle zone, poi magari... Sì. Dovrebbe essere i primi di maggio, mi pare che forse ancora... forse le date le hanno già date, non mi ricordo. Comunque. Tu hai già in mente un prossimo costume? Allora, ne sto già realizzando uno, di preso da un personaggio di un anime che sta andando molto in questo periodo, solo che ho deciso di farlo, uno dovrei tenere ancora segreto, però la anticipazione. Le anticipazioni però sono molto... Spoiler. È un no bello chiaro, quindi vabbè. Io lo faccio finta non avere... Diciamo sentito che la parte più bella sarà il fatto che se ho iniziato, che prima erano solo esternamente delle armature che, con poche cose che potevano staccarsi, diciamo, poi sono passate componenti elettronici, adesso sto cercando di studiarmi componenti meccanici e elettronici, quindi... Wow, un grande passo avanti. Ascolta, ma puoi travestirti fondamentalmente da chi vuoi, da chi... oppure ci sono particolari temi, magari tipo anime, del, non lo so, delle categorie, o puoi scegliere tu e vedere veramente il mondo lì al comedy. Comic Con, senza comics, però si chiama, ok. Sì. E vedete la mia comunque confusione anche in questo tema. Ok, ora, Cosenza Comics, perfetto. Quali sono i personaggi che allora, possiamo incontrare? Non ci sono delle regole, si può trovare di tutto, alla fin fine è un momento di libertà, diciamo, di ognuno. Chi vuole interpretare quel suo personaggio, perché magari c'ha un qualche legame, ci si ritrova, che sia un personaggio di videogiochi, che sia un personaggio dei fumetti. Quindi anche a molti sconosciuto, cioè deve piacere a te. Sì, quindi... sì, difatti diciamo che... le mie armature, quelle più famose, non hanno nemmeno un nome il personaggio. Ora sto iniziando a capire. Quindi loro fondamentalmente non vanno a valutare quanto tu effettivamente somigli al personaggio, ma quanto tu sia stato bravo a realizzare il costume e tante altre cose, quanto allora, sia realistico. In gara si valuta anche la somiglianza con il personaggio, quanto si è stati fedeli. Ma se tu non ce la vedi, no, mi è sempre più confusa questa cosa. Allora, tu eri un cacciatore qualsiasi, giusto? Cacciatore di un videogioco che è all'interno del videogioco, però questo cacciatore all'interno del videogioco non ha un nome, cioè io lo scelgo io. Ah, ok, quindi, ok. Però c'è la figura di questo cacciatore. Ok, ci sono sì, di nuovo. Sì. Sono degli alti e dei bassi in questa puntata. Si cerca di essere più possibile fedeli al personaggio, ovviamente nelle gare questo si vede, quanto è stato fatto, quanto è fedele il personaggio. Poi si vede anche un'interpretazione, perché diciamo generalmente le gare danno a disposizione un minuto e mezzo, due sul palco dove si interpreta il proprio personaggio. Ah, dunque c'è un'esibizione, una piccola esibizione. Sì, okay. Per le gare. Poi ovviamente chi fa il cosplay semplicemente per vestire i panni del proprio protagonista, del proprio personaggio. Per sentirsi un giorno. Sì, per uscire fuori dall'ordinario quel giorno, allora vabbè, ci si ritrova, non ci sono tutte queste cose. Difatti si può benissimo comprare. Alla fin fine è come festeggiare il carnevale più volte l'anno. Cioè, quindi diciamo. non c'è differenza tra chi si traveste per carnevale e chi... partecipa a questa tipologia di manifestazioni, ovviamente. No, vabbè, essenzialmente è quasi la stessa cosa, con forse la differenza che a carnevale ho visto più costumi generici, certo, diciamo, non definiti, invece in queste fiere si trovano sempre personaggi, ci cerca di essere proprio quel personaggio. Per staccare dal mondo reale, sì. Giusto come dicevi. Quindi è una pura passione. Non potrà mai essere un lavoro questo. No, c'è qualcuno che allora, lo fa in per Italia mestiere, ci sono pure persone che lo fanno come mestiere. C'è chi ha avuto successo a livello proprio televisivo anche. Ci sono cosplayer famosi che vengono chiamati a presenziare fiere internazionali anche. Di altro genere o sempre? No, sempre di questi generi qui. Okay. Ovviamente ce n'è una famosissima, Imorta, che è una cosplayer che
Il nome dovrebbe essere già abbastanza famoso, ma spesso sta al gioco quello su Italia 1. No, quello con Bonolis, non mi ricordo. Avanti un altro? Avanti un altro, perfetto. Che fa, non mi ricordo se è proprio la cosplay o roba del genere, sempre vestita tipo da Fatina ogni tanto. Sì, sì, con sì, i capelli rossi. Sì, 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 ne abbiamo tanti, sì. Infatti i personaggi Avanti un altro sono tutti cosplayer. Sì, sì. O... No, no, lei è proprio una cosplayer, nasce come cosplayer, poi è diventata ovviamente showgirl e quant'altro. È stata pure invitata al Vibo Comics l'anno scorso come presentatrice, diciamo, della quindi gara. Quindi comunque si può aver successo. Sì. Si può. Ci stanno pure, ci sta un altro molto famoso, e sbaglio sempre il nome, Leon Ciro, mi pare. Io non sono la persona giusta per poterci correggere. Sì, perché poi ognuno c'ha il nome, quindi... il nome d'arte. Perdonaci se lo stiamo sbagliando, comunque sei tu, intendiamo te. Che è un altro cosplayer molto bravo, che generalmente credo che si faccia commissionare i cosplay, però lui è molto bravo sulla parte make-up, uh-huh. Riesce a fare un trucco molto fedele per il personaggio da interpretare ogni volta, con contouring, tante tecniche, eppure per me sono ancora alieni, certo, diciamo. C'è la passione anche per il make-up. E poi ci sta chi invece fa il cosplay proprio per guadagnarci, quindi producono pezzi su richiesta, ovviamente lì le spese, essendo un creato apposta, sono aumentano, altre. Sicuramente. Ultima domanda e poi voglio farti domande un po' sulla tua vita privata, sì. No? Su questo mondo. Però so che, non so se tutti o gran parte di loro avete, perché tu ne fai parte, un nickname. Sì. Il tuo è Oscuro Drago. Sì, sì. Perfetto. Quindi questo nickname è fisso. No, vabbè, varia sì, a seconda del personaggio. No, è il mio, è il mio nickname. Del cosplayer, appartiene, sì, al cosplayer, sì, sì. Indipendentemente dal costume. Sì, sì, sì. E ognuno di voi ne ha uno o c'è pure chi non ce l'ha? Sì, diciamo che c'è pure chi non lo tiene, alla fin fine non c'è una regola scritta riguardo a questo. Perfetto, adesso spiegaci il tuo Oscuro Drago, perché? questa è sempre una bella domanda, perché... in realtà nasce perché mi serviva un'email nel lontano 2001, forse. Cioè quando vai a creare, sì, i conti, che ti servono più email, perché sennò lì, sì, ti capisco. Quindi. E il cosplay non era nemmeno nei miei pensieri, diciamo. Era una cosa che è molto aliena, perché ancora in Italia probabilmente si era vista pochissimo e non sicuramente nel sud Italia. Certo, poi l'hai ripreso quindi dal passato, sì, questa, sì, dalle, sì, tue vecchie. L'ho sempre tenuto, diciamo. Dagli indirizzi. Bene, adesso vita privata. Questo mondo quanto tempo ti toglie effettivamente? Allora, non tantissimo, dipende ovviamente. Ci sono quei periodi che magari mi dedico... C'è Luca che sta dicendo dalla regia, non è vero. Quindi tu non esci per dire no, sto preparando il costume, raga, non posso. Allora, no, alle volte magari succede quando mi devo preparare per qualche gara o che magari è fuori, quindi effettivamente c'è da preparare il viaggio, oppure ci sono gli ultimi ritocchi da fare. Quello è sempre... il tempo si prende. Poi ovviamente dipende dal progetto che uno inizia. Se è un progetto di un'intera armatura, ovviamente, come dicevo prima, ci sono stato dietro 6 mesi con una. E diciamo che ogni tanto bisogna dedicarci un bel po' di tempo, questo sì. Però alla fine... Ti salvi? Ti fai vedere ancora, sì, sì, no, dagli, no, amici? No, dagli amici mi faccio vedere quando posso, sempre, ovviamente. Ascolta, tu mi hai portato anche quell'arma lì, che io inizialmente pensavo, ho pensato molto male, adesso fallo vedere. Allora, cosa ti è servita, a quale personaggio appartiene, quanto hai impiegato a realizzarla, ti vorrei aiutare a tenerla, ma mi fa paura. Non so nemmeno come... È lunga, cioè... No, non entra, sono 3 metri. Sono 3 metri, perfetto. Che poi alla fin fine è molto leggera. No, no, è leggera, però comunque è inquietante. Cioè, per chi si connette adesso, no? Vedere direttamente questa scena con me, che è una... è inquietante veramente, è molto trash questa scena, però spiegaci come l'hai realizzata. Ma c'ho le luci, sì, vero? Sì, sì, sì. Vabbè, non le accendiamo, non le scomodiamo.
Vai, spiegaci. Allora, e questo fa parte dell'armatura che avevo in realtà già fatto una volta per gareggiare a Cosenza Comics, solo che non... dato che era la mia prima volta, la mia prima esperienza, ho utilizzato i materiali sbagliati, ho deciso di rifarla completamente. La prima volta era 2,5 metri la lancia, con annesso tutta l'armatura. Adesso con i tappetini sì, da yoga. Okay. Sì, e difatti l'ho rifatta e siamo arrivati a 3 metri di lancia, però ho imparato a utilizzare i giusti materiali, difatti adesso si regge da sola. Vedo che stai cercando. Sì, no, perché ricordavo lui e quindi ora ti chiedo di prendere questa maschera, che è la più inquietante. Siccome, come ho detto inquietante, ho pensato subito a questa maschera, cioè non posso non fargliela. Diciamo prendere. Che facciamo vedere pure questa cosa qui. Un maialino. Allora, è Inosuke di Demon Slayer, un anime che va tantissimo quest'anno. Diciamo che questo qui è stato più per divertimento, me lo sono fatto. Perché dici che non hai gareggiato? Con questo qui no. Ah, ok. No, con questo qua non l'ho fatto, no, perché poi comunque quelle da gara, diciamo, sono molto più impegnative, anche perché diciamo che questo cosplay prevede questa testa, torso nudo e un paio di pantaloni. Wow. E due katane un po' rotte. Quindi vabbè, però è bello, va. È così un lupacchiotto. È ancora più bello, ti giuro. Vedevo che usciva del fumo. Sì, cioè, c'è anche l'ingegno dietro questi costumi. Perché... mi ci sono dovuto adoperare una sigaretta elettronica e una pompa per l'acquario. Sì. Ma non so perché sta uscendo al lato sbagliato, però. Però comunque abbiamo dato l'idea. Prima vi assicuro, sì, l'ho visto con i miei occhi. Quindi... wow. Cioè, poi realizzato veramente bene, molto realistico, quindi... sì. Invece questo qui è collegato. Questa con fa parte sempre dell'armatura, ovviamente quella che ho rifatto, ed è quella che in realtà, avendola rifatta, l'ho finita a marzo 2020, quando eravamo tutti un pochino chiusi. Io ne hai avuto di tempo libero, effettivamente, per poterti dedicare. E la cosa bella è che questa armatura ancora non l'ho mai portata in nessuna gara e nessuna fiera. Allora mi devi fare un favore. Nel mio programma mi devi dare l'onore di indossarla e farla vedere loro. Questo è impegnativo. Oh, solo nel programma di Manola abbiamo il nuovo... oddio, ma si abbassa? Sì. Aspetta, e come vedi tu? Cioè, non lo... vabbè, puoi si vede solo da qua, ovviamente. Abbiamo il nuovo personaggio di Fabio De Prisco. Io sono felicissima di averlo avuto qui con me oggi. E questo lo porterai? Questo lo porterò, vediamo se al Cosenza Comics o sto pensando anche al Comic Con di Napoli a gareggiare. Vediamo, magari quest'anno avrò la stessa fortuna con questa armatura. Lo spero. Ma io volendo potrei partecipare. Sì, l'iscrizione è gratuita, è libera, non ci sono mai problemi. Difatti molte persone gareggiano anche solo per salire sul palco, per divertirsi, perché poi alla fin fine queste fiere sono fatte proprio per svagare, divertirsi, esporre, trovare persone con le proprie passioni, che possono essere videogiochi, fumetti, cartoni animati, anzi. Anime e manga, perché nello specifico ci si può confrontare, ci si diverte a condividere le proprie passioni, un po' come lo si è sempre fatto, diciamo, a livello calcistico, cioè chi si ritrova per parlare della propria squadra, per condividere le proprie idee, i propri pareri. Beh, chi sogna di essere Zlatan Ibrahimovic, sì, e poi magari si ritrova un giorno vestito da Zlatan Ibrahimovic. Immagino, più o meno così. È cosplay anche mettersi la maglietta di un altro, di un calciatore col nome dietro. Vedete, quindi tutti in realtà lo siamo, senza saperlo, ma lo siamo. Quindi tu ti rivedi nei tuoi personaggi un po'. Sì, vabbè, ovviamente poi quando sono totalmente uguale è una certa soddisfazione, diciamo. Poi ovviamente la soddisfazione viene anche gareggiando e ottenendo questi... piccoli risultati, ma sono belli. È una piccola soddisfazione per essere un hobby.
questo. Piccole soddisfazioni, ne ho avuto tantissime di queste piccole soddisfazioni. Quindi va bene, io penso di averti rubato già abbastanza tempo perché ho fatto troppe domande. Sono contentissima delle risposte perché finalmente anch'io ho un'infarinatura generale di questo mondo che era a me sconosciuto, come ho potuto constatare. Però adesso ho capito più o meno a grandi linee di cosa si tratti. È bello perché specialmente sul fatto di abbandonarsi un secondo e vivere la giornata non nel mondo reale, quindi comunque svagare, seguire le proprie passioni per un giorno e quindi non essere sempre consci di quello che si sta facendo, divertirsi proprio per pura volontà di farlo, ogni tanto è bello, noi non lo facciamo mai, quindi magari mettendoci una maschera ognuno, diciamo che c'è gente che si diverte in modi sbagliati, almeno esatto, questo non fa niente, non fa male a niente e a nessuno, cioè alla fin fine è invece riuscire a staccare mettendo semplicemente una maschera o un costume è bello, sarebbe il miglior modo. Quindi io ti ringrazio e spero di seguire il tuo consiglio, quindi ci vedremo in caso a maggio. Devo scegliere il personaggio perché non so che personaggio potrei essere, ma questo lo devo scegliere io, giusto? Sì. Cioè non posso essere aiutata da te. O potresti aiutarmi. Quello che ti piace fare. Non ho più. Ce ne sono troppi personaggi, quindi potresti spaziare in qualunque cosa. Quindi tu, che... nel senso, se mi vedi, non mi dici tu somigli tantissimo, non somigli a nessuno. Ma poi uno deve sentirsi quella persona, quel costume. Sì, però se somigli, tu stesso mi hai insegnato che se somiglio ho più possibilità di vincere, perché somiglio. Quindi se già parto con una somiglianza assodata, io ho più possibilità. Poi no, non lo faccio per divertirmi, quindi no niente. Ci sono tantissimi personaggi, c'è chi è cresciuto con moltissime ragazze sono cresciute con Sailor Moon e quindi tendono a impersonare una delle loro eroine preferite. Ci sono tantissimi cartoni animati di un tempo, Occhi di Gatto, oppure recentissimi, tantissimo va My Hero Academia, e quindi magari prendono personaggi da quello. Devi tu trovare il personaggio, che poi può essere anche una serie TV, Quindi sì. Praticamente libero. Bene, ho anche poco tempo perché siamo a febbraio, tu mi hai detto che comunque ci vuole anche del tempo per la realizzazione dei costumi, quindi mi devo muovere. Io ringrazio Fabio De Prisco per essere stato qui e averci dato queste nuove nozioni su questo... Perché nuovo mondo? Non è un nuovo mondo, è un mondo che c'è sempre stato, ma è sempre stato a noi sconosciuto e da oggi non lo sarà più. Quindi grazie a nome mio e a nome di tutti e noi speriamo di vederti a maggio, quindi appuntamento a maggio al Cosenza Comics 2023 con Fabio ed il suo nuovo personaggio che non ci ho detto e questa me la sono segnata. Grazie mille per l'invito. Grazie a tutti, io invece vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao!